Ciao ragazzi, bentornati su WarGamesTube. Continuiamo la nostra maratona dei Skylanders Giants e siamo al capitolo 4 in una barca di tagliagole. Questo potrebbe essere un filino lungo e noioso perché dovremo giocare per forza per poter andare avanti proprio. È una storia comunque a pietracielo e quindi speriamo che questo non ci porti via troppo tempo. Allora, cominciamo subito a fare delle strombe. Dei cavolate, diciamo così. Facciamo girare la barchetta. E finiamo da quest'altro lato e qui incontriamoci con il primo Hawk che io personalmente odio. Ecco perché scappano. Ah, ok, si è aperto. Sono ciclopi. E fa questa mossa qui e non dobbiamo forse attaccare e basta. Perfetto. E saltiamo sulla pedana e prendiamo la chiave. E fin qua ci siamo. Tutto facile. Per forza. Jump più corazzato. Niente di più facile che. Specialmente un jump. Appunto un attimo corazzato. Allora. Qui dobbiamo girare la navicina, la navetta. Buttarci il masso. E girarla, buttare giù questo e ora dobbiamo tornare su con la navicella. Potevo farlo prima, mi sono dimenticato perché dobbiamo andare a prendere la chiave. Tutte continuo davvero ad accumulare pochissimi soldi, maledizione, non finirò mai il cavolo di trofeo. Dovrò finire nell'altra partita se vado avanti così. E andiamo a cercare questa benedetta chiave. E qua direi che c'è il primo combattimento obbligatorio a piacere. Speriamo che abbia tenuto quelli che avevo già. No, ti prego, tutt'ora di pietracielo no. No, dai, che non mi interessa. Una pietra sul tabellone. Quando il tabellone è pieno, il dai che non sappiamo cosa gioca a pietracielo. Chi è che di voi non sa cosa gioca a pietracielo? Ma lo sappiamo tutti. Posiziona per primo una pietra. Forza, forza, forza. Ragnetti. Ora tocca. No, cavolo. Gioca una pietra. No, no, quelle, se ci sono buone, più lame me lo sembra. Alla tua pietra, puoi prendere la pietra. C'è stress però. Giocatore. Mastro di lancia. Ruba la pedina. Perché lui ragnetti, ruba la sua ragnetti. E noi che facciamo di bello? Boh, facciamo così. Scudo disumano. Tanto. Poco ci cambia. Un altro ragnetti, questa volta non può rubare nulla. Se lo so dei ragnetti posso andare contro la blaster. Ma se mi rubo di nuovo il troll, non quello, un altro ragnetti. E noi facciamo così. Lui non ci ruba più niente, soprattutto se è un altro ragnetti, fate così. E quindi noi vinciamo questa prima sfida. Grazie. Adesso c'è dello spazio, andiamocela perché a me non ci interessa proprio per nulla. Non c'è assolutamente utile e quindi ci andiamo. Per potercene andare, ecco perfetto, dobbiamo farci questo adesso. Andiamo di mezzo anche i ciompi. Cavolo di arcieri. Attenzione. Giriamo anche la nave. Devo dire di fare anche qualche soldino di qua. Veramente una miseria. Ho cominciato che 24.000, bellissimo. La pietra che mi ha regalato, grazie. E mo qua, se mi ricordo bene, ce n'erano un po', eh. Li abbiamo aggrediti subito, per fortuna. Parte sotto a chi tocca.
Aia! Che male! Ricordo che io devo cercare di fare i soldi con l'elfa. L'elfa deve rimanere viva. Un pretzel. Yum. Di sotto subito. Mi giro intorno, non mi vedi neanche. Fantastico. Di classe, ragazzi. Per me l'elfa non so che è più forte. Sicuramente l'elfa. Anche perché, come dire, se ci incontrassimo nella realtà mi farebbe un po' fotte. Aia, mi ha colpito. Mi sembra giusto perché l'avevo schivata, però lo stesso. Ed ecco Kali. Allora, qui mi sembra che Kali diceva. Adesso io sono senza audio. Per non fare rumore in sottofondo. Kali dicesse che. Possiamo tirare oppure. Andare a fare non so che cavolo di giro. Diciamo che noi abbiamo la forza, lo tiriamo. Perché siamo dei giganti. Così perdiamo il tempo. Mi è scomparso un pezzo di sfondo. Prima un po' di monetine, se mi ricordo bene. Fatto. Tiraglielo bene in testa. Oppa. Sì, però diventa veramente troppo lunga qua la questione. Facciamo così, che facciamo prima. Silenzioso ma letale. Che sennò non finiamo più. Che mi fa, ci fa vedere. Spara adesso. Dove dobbiamo andare? Spariamo. E distrutto il muro. E dei ciclopi ne escono. Anche lì dopo si faceva prima imparare giocando, quindi. Cioè spaccando il muro con i giganti invece che fare il giro. Ah, perfetto, abbiamo anticipato i ciclopi. Tanto bastava per ucciderli. Stupendo. Anticipo cambiando. Spacca il minuto. Se vuoi batterti contro il miglior giocatore, serviranno più pietre. Ti serviranno altre pietre cielo, perché con quelle non farai molto. Perché non mi fai saltare il film? Ma perché ogni tanto qualche dialogo non si può saltare? Ma se ti guardi maledizione. Giro, dovresti riuscire a trovare altre pietre cielo. Se non ricordo male, quel beccone in galera aveva delle carte, niente male. Questo non conta come attacco, devo fare attacco base. Ah, non possiamo giocare a pietracello? Sì, che mi va una partitina. Prometto che barrerò solo un pochino. Facciamo che non barri per niente, che dici? Sì, che giochiamo a pietracello, dai. Iniziamo con queste che vanno bene. Alcuni tabelloni. Mettiamo una casella bloccata, qui non possiamo metterci una pietracella. No, si rompe, perfetto. Dai che ci siamo. Ecco, vai col Chompy. Vai col Chompy e io. Ti gioco anche un Chompy? No, mettiamo così. Altro Chompy. Lì. Allora facciamo così. Chompy focato si mangia il Chompy base. Mettiamo un'animazione, facciamo più veloce possibile. Troll Blaster non ci è piaciuto. Proviamo a ribattere così. Anche se questo Troll Arciere mi sa che lo perderemo veloce. Un altro Troll Blaster. Avevamo qualcuno che piove sul basso? Sì. Allora dovremmo avere un tavolo. 5-3, sì. 4 pari, quello diventa nostro, 5-3. Perfetto. Direi. Entra a obiettare. Una bellissima vittoria. Abbiamo vinto e abbiamo saltato il dialogo finalmente. Ora puoi entrare nell'isola dei pirati. Stanno già dei pirati. Guardati le spalle. È un posto pericoloso. Perché non posso saltare i tuoi dialoghi? Uff. Antipatico. Mi saltasti i dialoghi. Ecco, questo è seriamente un problema. Perché questo maledetto si teletrasporta e con la sua cavolo di ascia fa malissimo, però è andato bene. Tra l'altro l'attacco, la combo con quadrato di ascia di da proprio da sott'acqua. Allora dobbiamo prendere la chiave
giustamente Kari questa parte la lascia a noi. Ok. Perché dovrebbe scomodarsi là in sostanza. E qua diciamo che volevo anticipare un po'. Io serio, ma non ci sono riuscito. Magari ti fanno un male cane. Devo dire che me ne vado all'altro mondo. No dai, ci salviamo in tempo. E sostituiamo con l'elfa di nuovo. Silenzioso ma letale. Abbiamo bisogno di soldini, soldini, soldini. E qua un po' di soldini. E basta, perché non ci perdiamo. Tanto non mi danno niente, danno 5 monetine. Devo fare il trucchetto di salire sulla nave. Non ci sono i tesori per terra, devo farne un'altra partita perché sono ruota. Ruota fortuna che non mi piace. Ecco, ogni tanto vedete quando compare, quando fate un attacco critico su un avversario, compare la punto esclamativo. In ugual modo, quando entra in azione una ruota, voi raccogliete i soldi, invece che ne so che 5 viene scritto 7, per dire, che è il 50% in più. E niente, viene un punto esclamativo e raccogliete più soldi e li entrate in azione a ruota. Per poter dare una fortuna troppo. Per la ricchezza. Per i critici fate più colpi critici, per la cura ogni tanto può succedere che mangiate un oggetto che dovrebbe dare 50 di vita, in realtà ve ne dà 75. E simili. Ok, la chiave ce l'abbiamo. Ora possiamo andare avanti. Super di là. Corri elfa. Corri, 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 corri. Ti maledetti. Va, colpito anche da giù. La tema che classe. Vamo là. Bene, bene, sei uno Skylander. E questo è il capitano dei pirati, se mi ricordo bene. Tra l'altro questo personaggio invece lo ritroveremo a bordo, io non ho tempo di farvelo vedere, quindi lo potrete poi andare a cercare voi stessi o lo conoscete già adesso. Ma il gioco è uscito da tanto, l'avrete già finito se siete appassionati. E praticamente lo troverete in una stanza adibita tipo casino, dove c'è il negozio di Auric. E potremo giocarci a pietra tutte le volte che vogliamo. E ci guadagniamo dei soldi e delle pietre. Questi fanno veramente veramente male. Io ho fatto tanto level up. Si comincia a prendere un po' di punti anche. Non lo so che capitano saresti senza altre guardie. Saresti capitano con meno guardie. Sembra abbastanza logico. È male che quei cosi hanno poca resistenza. Sono veramente, sarebbero veramente veramente forti. Ciclopi mio tanta resistenza. E questo è partito uno. Tanto non ne avevo tanto tempo. Veramente troppo forte l'elfo però. No, adesso. Perché non sistemiamo questa faccenda? Io vorrei capire perché dovremmo giocare a Pietracielo dopo che tu hai cercato di uccidermi. Però giochiamo a Pietracielo, che ti devo dire. Basta che non bari, fai il bravo. E allora possiamo giocare a Pietracielo. Su questa possiamo mettere solo il fuoco, altrimenti non funziona. Su questa casella la pietra si romperà e formerà un blocco. Sì, ho capito, però poi possiamo saltare, grazie. Bene, comincia con i tuoi ragnetti, io ci metto questa, la prendo io, non succede niente contro i ragnetti, il clopo mock, ci posso stare, e guarda vado qui, non te lo rubo neanche, tanto ciclope, lascio in cima, allora io faccio così, approfitto, per difendermi e rubare. Un altro ciclope ancora. E per Clutter noi ci prendiamo questa qua. Con il Troll Blaster. Fortissimo tra l'altro, un nemico abbastanza antipatico. Troll Blaster. E l'Archeon Giustatore non può fare niente. E abbiamo vinto questa sfida. Perfetto. Comincia a vedere che nonostante la difficoltà sia incubo, piacere tranquillo così. Non facciamo fatica, se fossero stati più forti, anzi, più forti, il computer più caldo, se avesse delle pietre migliori, sarebbe stato un problema. Possiamo saltare, finiamo anche questo cavolo di livello, lungo eterno,
7 minuti, assurdo. In realtà il filmato sta durando un po', però diciamo che abbiamo tempo per un altro livello velocissimo, se riusciamo a fare. Ok, ah, che c'è quello ghiacciato, ahi, che molesto. E partiamo subito allora. Andiamo subito al quinto livello, la gola del ghiacciaio. Cerchiamo di farlo più veloce possibile, perché altrimenti qua mi sono prefissato di non fare troppi video, ne stiamo facendo già una marea. Quindi via, partiamo subito. L'obiettivo di questa missione è recuperare il robot di questo fantasma. Ora ruota il cristallo usando quella leva. Per passare dobbiamo sciogliere questi ghiacciai e alla fine del livello conosceremo questo, vabbè, è un tizio che è fastidioso. Un trofeo di soggetto tipo quasi di neve, mi interessa. No, di soggetto 7, tipo, anche così. Comunque rompete sempre tutto, siete tranquilli. Cavolo. Oh. Signore, qua è brutto e cattivo perché si teletrasporta, è veramente fastidioso. Mi sono rotto le scatole, adesso facciamo così perché sennò non finiamo più. Andiamo lui che è molto molto bello. Gira la ruota. E che soprattutto spara, così evitiamo di dover inseguire i nemici. Ecco qua. Corri, 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 corri con la motoretta. E questo andava spinto avanti, tipo. Questo va girato, così. Questo avanti un altro tocchetto. Forza, forza, forza. Ottimo lavoro. Adesso possiamo passare. Ehi, altri blocchi ghiacciati. Questo funzionava così. Ma non ci interessa. Ah, non volevo raccoglierlo, non volevo raccoglierlo, non volevo raccoglierlo. In realtà ci sono altri tesori da raccogliere, è veramente lungo questo gioco, c'è un sacco di cose. Ma che assolutamente non voglio leggere la penna. Pergamena. Per carità. Prendo un sacco di tempo. Se ricordo bene funzionava tipo così. Sì, perfetto. Bene. Guarda che bravo che mi ricordo. Lo facciamo prima. Qui ci prendo un nuovo tipo di Skylander. Lanciano le bombe, se non mi fate più delle bombe le potete usare voi. Magari un esplosere, sì. Se no uso il servizio. E qua cosa è rimasto? Bellissime bombe. Non c'è proprio mock imbarazzato. Mine, anzi non bombe, scusate. Ma Bouncer non guarda in faccia a nessuno. Oppure guarda in faccia mentre spara. Che va bene uguale. Al di là c'era un segreto, di qua invece si va avanti con la storia. Ricompare il nostro amico. Il Jet Dump Back. Uno degli Skylander più belli che ho visto da quanto ho funzionato la serie. Cioè, uno degli Skylander migliori in generale, soltanto, ma a breve. E che potrebbe diventare un problema, e in effetti lo diventa. È il momento quindi di surriscaldare un po' l'atmosfera. Con un altro Skylander potentissimo che sono molto contento di aver comprato. Quindi cominciamo con l'inizio anche. Una potenza allucinante. E che muore subito ogni secondo. Ma chi se ne frega, detto come va detto, tanto ne abbiamo tanti. Così ne vediamo qualcuno in più, si muoiono. Non è fantalmente male i nemici qua, che questo livello di difficoltà che non si può pensare di farli senza perdere qualche Skylander. Ho preso Sonic Boom in questo momento perché il volante
adesso appena ci lanciano un'altra bomba la sfruttiamo, come vi dicevo prima, se appunto non venite colpiti potete sfruttare quelle bombe, hanno una durata, quindi fatelo subito. E qua, come dicevo, il vantaggio di Sonic Boom è questo: qualsiasi altro Skylander che vola ci risparmiamo di dover scivolare qua là. Allora, lì non deve esserci una chiave perché altrimenti sarebbe un problema. Qui c'era una chiave e questo era veramente un problema, invece, se mi ricordo bene. Ce ne avrei dovuti fare prima. Ce ne sono fortissime perché estendono il vostro urlo, quello che c'è intorno, quindi creano una terribile onda d'urto. Danni terribili. Terribile onda d'urto. Una terribile ripetizione. Basta, non devo ripetere due cose. Scandaloso. Scandaloso diverso. Aia, mi ha colpito. Veramente io avrei un po' da dissentire, non mi sembrava. Non mi sentivo molto in traiettoria, però fa lo stesso. Cambiamo ancora. Questi li accantoniamo che sono morti. Sono tutto un fuoco. E Spyro Rasta. Aia, 238. Mi hai fatto malissimo. Senza motivo, tra l'altro, perché mi sono. Era appena tornato in vita, come facevo a schivarlo? Facciamo due pizzette. Aia. Sì, ma è impossibile schivare questi maledetti. Troppo antipatici. Ah, questo abbiamo schivato, perfetto. Questo pure. L'abbiamo battuto, bene. Forza, forza che ce la facciamo, forza, forza che ce la facciamo. Sapevo che avrei potuto farci. E una l'abbiamo trovata. Tre serrature. Non si può dire che ti agevoli. Ma il problema è trovare le altre. Ma sono sicuro che ce la farai. Perché io non mi ricordo dove cavolo stanno. Allora, di qua non si può passare. Di qua sì. Ok, qua ce n'è un'altra. Neanche sfondare i muri, cioè veramente antipatico da fare senza gli Skylander che volano. Questo livello in particolare. Gli Skylander dell'elemento magia sono più. E l'altra di là, perfetto. Allora, prendiamo una e mi sembra dritta per dritta più o meno di qua e poi sempre di qua all'incirca. Quegli orchi folli hanno costruito una cosa di ghiaccio scivolosa. È una cosa che fanno. No, da preso torniamo su da qua. Mi ricorda qualcosa. Credo che per raggiungere una corrente d'aria ci sbalza via. Vorrei sfruttare lo slancio della tua scivolata. Benissimo. E eccoci qua. Non c'è due senza tre. Allora, vediamo un po' come funziona qua. Regalo. Allora, questo va un po' più indietro, quindi tiro andare più indietro dove colpire, perfetto. E poi il raggio si blocca, dobbiamo spingere via questo, aspettare che il raggio sciolga anche questo qua e che proietti verso l'altro la luce. Togliere prima quel cavolo di cosa fra le scatole. Così, intanto li prendo qua. E poi. Ben fatto. Ah, ecco qua. Bella bolla Spyro, che sei più veloce.
Metti di volare se non rimbalzi. E ora non ci resta che sciogliere il ghiaccio. Finito. E liberato il robo gigante. Abbiamo fatto la pergamena per errore. E direi che... Direi che ci fermiamo, perché sennò diventa veramente troppo lungo, e proseguiremo poi con la prossima puntata. Speriamo di aumentare un po' la velocità, altrimenti sarà comunque un altro volto un pochino netto.